Allora, ciao ragazzi e bentornati su Coco Channel. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di lui, Bitticino. Questo termostato è in grado di farvi risparmiare, ma ovviamente se usato con criteri. Ma scopriremo tutto dopo la sigla. Un semplice termostato molto utile, design fantastico, davvero molto elegante. Tra l'altro un bellissimo touchscreen, riusciamo a scorrere fino a 3 pagine con un solo dito. Proviamo a smontarlo. Ragazzi, è molto semplice da montare. 2 viti. Ovviamente di questo modello troviamo 2 versioni. Quella per la cassettina Ray e quello, diciamo, che va montato a muro. Quindi leggermente più sporgente di questo, come potete vedere è abbastanza fino. L'altro sporge appena appena. Comunque. Allora, questo termostato qua ha dei contatti puliti. Non abbiamo la presenza delle batterie perché è alimentato con la 220. Quindi molto semplice il collegamento, solo 2 fili, ma vi raccomando, chiamate sempre un tecnico per farlo, per l'installazione. Per essere sicuri soprattutto di non fare errori, quindi evitare di rompere il termostato, ma soprattutto anche per la sicurezza, perché stiamo lavorando comunque con l'elettricità. Oltre a poterlo collegare alla caldaia, funziona anche con i condizionatori. Quindi, che dire, fantastico. Un apparecchietto doppio uso. Lo rimontiamo, molto semplice, linguette di sopra e spingiamo. Andiamo a vederlo adesso un po' più sul dettaglio. Ok, una volta collegato la prima cosa che viene all'occhio sicuramente è questo simbolo qua, ossia il wifi, il collegamento che c'è con la linea di internet. 3 pagine, di cui la prima dà la temperatura ambiente, scorriamo, troviamo un set che sarebbe un manuale regolata con la temperatura, quindi se noi impostiamo 18 gradi lei manterrà sempre 18 gradi con un orario continuato. Mentre sul lato troviamo le freccette, quindi abbassare o diminuire la temperatura. E come vedete, una volta che noi superiamo i 10 gradi, che sarebbe il minimo, troviamo una manina che indica il manuale. Quindi spegniamo. Andiamo avanti ancora di una pagina, troviamo l'umidità in percentuale ambiente. Ok, una cosa in più. Ci può sempre far comodo. Inoltre abbiamo un'ultima funzionalità, sempre manuale, si trova sul lato destro. Questa funzione qua dà la possibilità di accendere il riscaldamento per 30, 60 o 90 minuti di continuo senza nessun tipo di limite, se non che la temperatura della caldaia. Ciò cosa vuol dire? Che se noi dovessimo accendere per 30 minuti, la caldaia continuerà a funzionare indipendentemente dalla temperatura che noi leggiamo dallo schermo, ossia quell'ambiente, o da vari programmi che danno, per esempio, in quel momento lo spegnimento. E cosa molto carina anche, se noi dovessimo fare partire 30 minuti, troviamo lateralmente la barra che andrà a diminuire man mano che passeranno i minuti, appunto. Troviamo ancora un tasto molto piccolino, quel tasto lì serve semplicemente per la prima configurazione. Infatti premendolo visualizzeremo il suo indirizzo IP. Ok, voi direte sì, va bene, ma molto sempliciotto. Ma se voi pensate che sia tutto qua, vi sbagliate di grosso. Infatti a farvi risparmiare sarà soprattutto anche l'applicazione. Spostiamoci e andiamo a vedere le funzionalità dell'applicazione. Nella nostra schermata home di questa applicazione troviamo, nella parte alta, troviamo una sorta di meteo dove si trova la nostra abitazione. Dopodiché troviamo la temperatura all'interno di casa nostra e anche l'umidità. Ciò cosa vuol dire? Semplicemente che noi da fuori casa possiamo vedere i gradi che ci sono in casa nostra e quindi poter scegliere di attivare o disattivare il riscaldamento. Abbiamo la barra sotto che indica il programma attuale e infine in fondo alla pagina troviamo l'accensione e lo spegnimento ma in maniera manuale. Infatti se noi andiamo sullo spegnimento, per esempio, ci dice fino a quando possiamo impostare una data o anche un orario per poterlo lasciare spento. Abbiamo il sistema manuale dei 30, 60, 90 minuti e il sistema manuale in base alla temperatura che noi scegliamo. Andiamo sui programmi. Per crearne uno, semplicissimo. Proviamo a crearne subito uno insieme. Andiamo nella parte alta destra sul più e c'è una sorta di procedura guidata. Proviamo proprio quella. Ci chiede innanzitutto che tipo di programma vuoi creare, ossia giornaliero settimanale. Giornaliero, noi andremo a creare un programma unico per tutta la settimana. Altrimenti, settimanale, andremo a impostare orari diversi in giorni diversi. Proviamo settimanale, andiamo avanti. A che ora ti svegli e a che ora vai a letto? Facciamo una giornata classica di lavoro, mi sveglio alle 6 e vado a letto alle 11:30. Andiamo avanti. A che ora esci di casa e a che ora torni a casa? Esco alle 7:45, mettiamo ok, e ritorno alle 18:30. Ok, diciamo una giornata classica di lavoro. Andiamo avanti. In quali giorni sei a casa?
direi sabato e domenica. Andiamo avanti. Ok, abbiamo l'anteprima del nostro programma. Tra l'altro c'è la possibilità anche di rinominarlo. Infatti proviamo a scrivere Coco, ok? Quindi abbiamo dal lunedì al venerdì un orario e dal sabato alla domenica un altro orario. Diamo l'ok e voilà, lo troviamo per ultimo. Quindi per attivarlo lo andiamo a cliccare. Se poi vogliamo andarlo a modificare o addirittura a cancellare, troviamo le varie icone al lato del programma. Dopodiché in alto a sinistra troviamo invece il simbolino delle impostazioni. Proviamo ad andarlo a cliccare. Ecco, una cosa molto importante che ci può anche far risparmiare è la possibilità di impostare tre temperature. Quindi io ne posso impostare una per quando sono fuori casa, una durante il pomeriggio o una per esempio per la sera. Se andiamo avanti, stessa cosa per il condizionamento. Infatti, come possiamo notare da programma, i tre orari li troviamo con colorazioni diverse. Quindi possiamo, oltre che leggerlo, riconoscerlo in base al colore. Dopodiché abbiamo gli utenti. Molto importante, e vi consiglio di impostarlo per ogni persona che vivono in quella casa, per esempio il nostro profilo piuttosto che quella di nostra moglie, per esempio. Cosa molto importante, e vi spiego anche perché. Andiamo nelle impostazioni, servizio di locazione. Ok, in questa pagina invece troviamo nella prima fila l'indirizzo dell'abitazione, che servirà anche per quanto riguarda il meteo, il servizio di locazione, cioè il termostato usufruirà del GPS del vostro telefono tramite applicazione. E se vi state chiedendo il perché tramite questo sistema, una volta uscito di casa, se ci allontaniamo per i chilometri che abbiamo impostato, che possiamo vedere in questo caso per adesso è messa a 5 km, superato quei 5 km il riscaldamento si spegnerà in automatico. Ecco ragazzi, sono proprio queste cose qua che fanno risparmiare. Davvero, ragazzi, è fantastico. Basterà semplicemente spostarci da casa nostra e superare la soglia dei chilometri e il riscaldamento in automatico si spegnerà. Ciò cosa vuol dire? Ridurre gli sprechi a zero. Perché ovviamente se non siamo in casa non ci interessa avere il riscaldamento acceso. Fantastico davvero. Proseguendo in basso troviamo anche i vari dispositivi che potranno usufruire di questo servizio di localizzazione. Tornando indietro c'è la possibilità in basso, come potete notare, di aggiungere un nuovo termostato nel caso in cui viviamo per esempio in una villetta con due piani o anche un appartamento, perché no, con più piani. Abbiamo la possibilità di agire su due termostati differenti e in questa pagina potremo aggiungere il secondo termostato. Se noi entriamo sul termostato in piano, infatti, perché in questo caso ne ho uno e l'ho nominato Coco. Ok, entro dentro le impostazioni, troviamo se riscaldamento o raffrescamento, abbiamo display termostato dove andiamo a impostare il livello di retroilluminazione e anche il livello di luminosità. Poi andiamo su impostazioni avanzate dove abbiamo le prime due voci, che sarebbe riscaldamento e raffrescamento isteresi. Che cosa vuol dire? Ossia il delta di temperatura che ci deve essere tra quello che andiamo a impostare noi piuttosto che quello che leggerà il termostato dall'ambiente, cioè la differenza dei gradi. Poi abbiamo la temperatura di protezione, sia per quanto riguarda il riscaldamento sempre e il raffrescamento, che è una temperatura impostata per far sì che autonomamente, nel momento in cui arriva a quei gradi, il riscaldamento partirà in automatico. Abbiamo la calibrazione della temperatura. Se noi montiamo il termostato, per esempio, in una zona in cui può essere influenzata la lettura della temperatura ambiente, possiamo andare a correggerlo tramite questa impostazione. Poi abbiamo ovviamente il formato della temperatura, gradi Celsius o Fahrenheit, il beep quando andiamo a toccare il touchscreen e anche una piccola sorta di vibrazione. Abbiamo l'impostazione del wifi, dove viene spiegato anche in maniera molto semplice, devo dire, come accoppiare il wifi di casa col proprio termostato. E in ultimo abbiamo aggiornamento firmware del nostro termostato. Ok, in questo caso ci dice che è stato già aggiornato all'ultima versione e tra l'altro c'è scritto anche la data in cui è avvenuto l'ultimo aggiornamento. Ok, diamo subito uno sguardo veloce anche ad Alexa, quindi entriamo nella nostra applicazione e andiamo su dispositivi, termostati, riscaldamento. Andiamo a scaricare la nostra skill ed è proprio questa, termostato smarter. Andiamo ad aprirla, la attiviamo, troverete alcuni suggerimenti per poter integrare il nostro sistema Alexa con il nostro termostato di casa. Alexa, 20 gradi. Ok. Voilà, Alexa, imposta 20 gradi. Il riscaldamento è impostato su 20. Così come per esempio, Alexa, imposta 10 gradi. Avete visto? Il riscaldamento è impostato su 10. Molto semplice il funzionamento. Ok, così come abbiamo visto, per accenderlo possiamo dirgli una temperatura più alta di 10 gradi. Quando gli impostiamo i 10 gradi invece troveremo il minimo, quindi lo spegnimento del riscaldamento. Come vedete è comodissimo ragazzi. Arrivate in casa senza muovere un dito, potete accendere tranquillamente il vostro riscaldamento. Il funzionamento è ottimo e oltretutto un bel design anche estetico. Mi piace davvero e quindi mi sento davvero di consigliarvelo. Perché come abbiamo visto, se usata nella maniera giusta vi potrà fare anche risparmiare.
troverete il link per l'acquisto nella parte bassa del video, quindi attivate la campanella. Vi invito a iscrivervi al canale, mettete un like e commentate. E io come al solito vi rispondo. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.